Wow, rocce gigantesche in mezzo alla forra di rocce dove placido scorre questo torrente. Che bello, ragazzi, però è bello il posto, merita. C'è un sole splendido, con tracce di neve negli angoli in ombra, per il più a freddo. L'acqua è cristallina, questa roccia bella. Ma guarda che bel fiume, ma che bel fiume che è questo, che caccia miseria, che bello. Mi diverto da matti quando vado a esplorare questi torrenti così, e nessuno mi ha mai raccontato come erano questi luoghi, quindi è una sorpresa, è una visione, un'immagine bellissima ogni passaggio. Guardate che acqua cristallina là sotto, madonna che bella. Anche lì ci sono delle fessurette furbette, porco boia. È un faggio schiantato questo. Faggio? Sento la mannibola qua. Eh? La mannibola. Urca Peppa! No! Ah, c'è un... è un cervo! Ma c'è il palco! Diamine! C'è un mezzo palco di cervo! Poverello! Tutto mezzo mangiato dai lupi. Pozzicchia! Il palco ancora mezzo attaccato al cranio, non riusciamo a staccarlo? Ma? Il palanchino, staccare, occhio, non far la fine del cervo. È un cervo con un palco con quattro rami. Lascialo qua. Lasciamolo lì, per i posteri. Poi vediamo cosa fare di quel video. Beh, però puzzicchia, eh? Un po' da spruzza che da cadavere c'è. Saranno i lupi. Uela, uela, orca peppa. Il torrente è sempre più magnifico. Anche lì fessure interessanti sul lato di qua, sul lato di lì. E anche sul fondo di questa alvea sarebbe da dare una bella approfondita. Wow, chissà se riusciremo a risalire. Ma vedo l'acqua che corre, speriamo che non ci siano delle pozze troppo profonde, sennò ci ciula. Vabbè, sì, infatti. Anche quello, urca, va che bello, in risalita, ciupa, cioppa. Sì, sì, belle, belle. Vediamo fin dove riusciamo a vedere. Trotterelle meravigliose. Ecco qua l'altro corno. Palco di cervo per fare manici e coltelli. Un pezzo di palco. Però questo è avorio buono per fare manici e coltelli, va bene. Mettiamolo nella sacca. Le antiche popolazioni utilizzavano questi corna per fare i loro utensili. Era materiale prezioso. Vedo qua delle belle rocce rotte. Belle anche queste. Porca miseria, ciuffola. Pifera, ciuffola e trombetta. Ulala. Anche cinciato. È abbastanza scivoloso questo fondo. Qua c'è un accumulo di pietre interessanti. Vedo che qua il fiume sta già lavorando a smuovere materiale. E temo che qua siamo arrivati a land, perché c'è una marmitta profondissima, una pozza di almeno 3 metri di profondità d'acqua. Se basta. E niente. Sì, salvo fare gli acrobati, ma per oggi non è il caso. No, ma fate, arrivi lì e ti fermi lì. Sì, e poi c'è l'altra pozza lì,
Però insomma, qua sono un po' di rocce che sono franate. Beh, guardate che meraviglia di posto. Quelle fessure lì sono interessanti. Abbiamo dei posti qua carini da dare un'occhiata. Niente, ci aggiorniamo dopo. Bene, dopo aver trovato il pacco delle corna di cervo, sto andando a proseguire lo scavo in una zona che apparentemente sembra che sia ben interessante, ma devo ancora capire bene. Bello, eh? Peccato che il torrente qua, da qua, non si riesce a salire, c'è l'acqua troppo profonda di sotto e non c'è trippa per gatti per poter risalire. Bene, vado per laggiù, sto trovando qualcosina. Io sono trovato dei piccoli puntini, sono scavi, gare, è scivolosissimo. L'inverno si forma sulle rocce una sorta di limo che rende viscido. Com'è? Ho trovato dei puntini, adesso sto vedendo di far vedere due cose. Vediamo se adesso la piattata che faccio c'è dentro qualche atomo ancora o meno. Ah, vai su di... Sì, continuo. Un altro puntino prima me l'ha dato. In effetti qua il fiume si rimonta, il materiale qua, le pietre sono piuttosto imbricate e c'è questa zona di stallo del materiale, di rallentamento della pressione, della forza dell'acqua, che insomma 2-3 piccole le ho trovate, chissà mai che non ci sia anche quella un po' più grossina, un po' più curvetta. Quasi sicuramente su quel cespuglio d'erba, sappiate che le radici delle piante sono delle ottime cercatrici d'oro, sì, che fanno da trappola. Guardate, queste radici, è il miner moss naturale. Eh sì, è proprio così. Vediamo se mi è intrappolato qualcosa. Allora, si mette dentro, una bella sgrullata. Poi riposizioniamo la nostra pianticella. Guardate, belle violette. È un punto dove potrebbe recuperare il terreno. Che bella questa violettina. E vabbè. Vediamo se c'è un puntino d'oro, eh. Mettiamoci in posizione. L'acqua è freddissima, è una biscia. Prima c'era anche nei ciofi degli angolini con la neve ancora. Vedete quanta terra che c'era dentro in quel cespuglio di erba. Chissà mai non ci sia una pagliuzzina anche qua. Si lavora tutto granellini, poche cose. In effetti pensavo di trovare un po' più fessure, ma in realtà di fessure ne ho trovate poche e tutte quelle che ho trovato erano chiuse e non avevano fatto la cattura della componente pesante, quindi erano di fatto vuote. Vediamo, intravedo qualcosa, niente, la classica rogna. Eccolo lì, un puntino, tralala, un puntino d'oro c'è. Un puntino, eccolo là, e va avanti tutto a puntini, sono tutti cristallini d'oro, piccoli cristallini d'oro. Questo si trova oggi, che l'ho già fatto, così è, se vi pare, così è. Un altro rotolo sul fondo del piatto perché probabilmente è anche cristallino, però lo si vede, guarda, si è volato via, ciufoli, Eccolo lì, venire su, eccolo lì, carino d'oro. Poi guarderemo al microscopio, questi sono bellissimi, guardate, sono cristalli meravigliosi e vengono probabilmente da quella vena di quarzite aurifera, con la pirite aurifera diretta, dito e tac, e tre fiorette. È che è solo robetta piccola, uffa. Oggi tutti solo 8 mini. Arriverà prima o poi quella grossina, eh? Un'altra zappata.
un'altra sgrullata qua, scendiamo un po' in profondità su materiale più pesante, più denso. Io uso un martello da geologo, però potete usare anche benissimo una picca, quelle da edilizia, da muratori, cioè il martello da una parte e la benna per scavare dall'altra. Una paletta d'alluminio, la trovate, sto cercando di limitare l'uso della plastica quando posso, perché comunque si consuma anche nel terreno scavando. La paletta di plastica si consuma e mi rilascia le microplastiche, sarà una cavolata, ma tanto cambia poco. C'è solo un po' più di rumore la paletta di alluminio. Vediamo, sta piattata. Iuppa! Ma sì, forse no di poi, ma si potrebbe anche lavorare magari di canaletta. Potrebbe non essere malaccio anche il lavoro di canaletta. Tutto quel materiale qui, anche con la canaletta lo si farebbe fuori molto agevolmente, perché però vabbè, agire un'esplorazione conoscitiva per vedere la presenza di fessure. Ecco, qua sotto scendendo non c'è praticamente una cippa fritta lippa di niente. Scendendo niente.